più niente, è disperato. Sentiamo, pronto, buongiorno maestro. Come, buongiorno, signor Maroni. Ah, ecco. No. Ma ti sembra buongiorno questo? Dico, ti sembra buongiorno? Sì, perché? Ma ho preso in mano la chitarra per comporre qualcosina per le donne della mia città. Sì. Per le donne della mia città, sentito? Sì. Ma senti cosa mi è saltato fuori. Sentiamo. Non c'è niente da fare, se non la Marlboro. Sentiamo cosa gli è venuto fuori. Allora, le ragazze di Bologna sono di Bologna. Le ragazze di Modena invece sono di Modena. E quelle di Parma sono sempre di Parma. Parma. Allora? Ma roba da matti. Ma sai che quando l'ho cantata la prima volta mi sono chiesto, ma chi è che scrive ste cazzate? Appunto, in effetti. Sono io. Senti questa. Bologna la dotta. Bologna la rossa. Bologna la grassa. Bologna la sozza. Bologna la cozza. Ma insomma, non è che anche questa. Senta, questa è stata una scelta salutista. Lei non avrà intenzione di riprendere a fumare. Senta, ma c'è qualche rimedio per questi cali di prestazione? Cali di pressione ce l'aveva sua sorella, Baldini. No, guardi, di prestazione. Io il blocco del cantautore senza nicotina. Il mio dottore però mi ha già prescritto una cura omeopatica. Devo fare una flebo di lambrusco al giorno. E mettermi mattina e sera una supposta di ciccioli a frigo. Il frigione è famoso. Aspetta che mi è venuta una folgorazione, una ballata sull'amore. Sentiamo, te la faccio sentire. Cioè, dai, sentiamo. Per amarsi bisogna essere in due. Mi vengono male, porca. Altrimenti se fai tutto da solo ti cala la vista. Sì, ce ne abbiamo parlato prima. Se ti batte ancora il cuore vuol dire che c'è l'amore. Sì. O forse c'è un defibrillatore. Chi ama non è fascista e nemmeno comunista. Chi ama è un tronista. Beh, insomma, non è che sia proprio. Ma porca di quella vaccata. Ho scritto un'altra cagata. Non voglio dire. Porca miseria, questa se la deposito in CIA sono loro a chiedere i soldi a me. Ma